Quando è che conviene non accettare il concordato preventivo? Vediamo di analizzare questo caso. Lui dice: ho fatto un botto di fatturato nel 2023, che sicuramente non rifarò nel 2024-2025. Ho visto i valori proposti e sono assolutamente ingestibili per le mie entrate 2024 e probabilmente 2025. Questo è un caso in cui, se uno non ha nulla da nascondere, dice: ragazzi, ho visto il concordato, ho visto la proposta di accordo, ma non ce la faccio ad accettarla perché quello che prevedo di fare è di molto inferiore rispetto a quello che mi viene proposto. E quindi non ha senso, se uno non ha nulla da nascondere e non ha altre motivazioni, accettare di pagare più tasse rispetto a quelle che andrebbe a pagare semplicemente dichiarando quello che effettivamente ha fatto. E secondo me in questa situazione ci saranno molti nel campo dell'edilizia, perché magari con il boom dei bonus edilizi, super bonus degli ultimi anni, hanno fatto fatturati, hanno avuto quindi di conseguenza redditi, perché ve lo ricordo, va sul reddito, non tanto sul fatturato, che non sono prevedibilmente fattibili nei prossimi anni, perché non ci sono più gli stessi bonus del passato. Beh, in questi casi semplicemente si dice: guarda, non mi conviene. Però in tanti altri casi, in cui invece uno vede prospettive, per tutta una serie di motivi, migliori nel 2024 e nel 2025 rispetto al passato, nel momento in cui la proposta è conveniente, ha senso accettare. Io la valuterei così, quindi tralasciando il discorso controlli, tralasciando tutto il discorso collegato al concordato preventivo di cui abbiamo parlato tantissimo negli altri video, il punto secondo me fondamentale è: uno, valutare il concordato, quindi non dire a priori sì o no, perché è una cosa seria e delicata; due, valutarlo in base alla convenienza. Serenamente uno dice: mi conviene, accetto; non mi conviene, non accetto, guardando anche alla probabilità di raggiungere quei risultati. Lo sottolineo perché secondo me è importante. Uno dice: riesco a fare quei risultati, ma con che probabilità? Quali sono le variabili che potrebbero garantirmi un risultato migliore o peggiore? Perché è quello che dovete vedere. Cioè, uno dice: ok, prevedo di far questo, ma è ragionevolmente certo che lo farò? Quindi questo è un po' il mio pensiero sul concordato preventivo. Per tutti i dubbi, per tutte le domande, scrivetemi nei commenti.